Gino Burdel e buon sabato a tutti voi. Oggi ragazzi stiamo iniziando a raccogliere ciliegia. Adesso ho finito la prima razza che ho fatto il video precedente, quindi vi lascio il link in alto. Ho fatto ancora il periodo di Covid e allora ho finito due piante di ciliegie. Adesso vado lassù a fare vedere un altro tipo che è una ciliegia bella grossa. È una ciliegia più, come posso dire, si chiama attrattiva. Attrattiva, adesso è un nome strano. E quindi sono 3 anni che ho e allora vabbè, diciamo che sono 6 anni. Adesso è un tipo di frutta che è una ciliegia che diventa bella grossina. Adesso io metto la copro in testa e oggi fa un caldo bordello e già sudando. Adesso devo togliere il cappello perché non ce la faccio passare del lavoro che faccio. Dobbiamo subito sbrigare perché sennò vedete le melinde stanno facendo la fase di crescita. Allora dobbiamo sbrigare subito perché sennò lunedì iniziamo subito il diteramento. Vabbè, adesso mi metto la copro in testa, ma prima faccio vedere la ciliegia, questo tipo di razza, l'attrattiva, che così faccio vedere. Ecco, questa è la ciliegia, vedete come diventano grosse rispetto come l'altra volta, vedete. Questo è un altro tipo di ragazze, di una ciliegia che diventano belle grosse. Sarà più o meno 36 mm o 35. Adesso non ho ancora misurato il calibro. Vedete? Adesso faccio vedere più vicino. Vedete come stanno iniziando a prendere il colore, belle. Bellissime. Guardate che spettacolo. È la prima volta che lo faccio vedere rispetto queste ciliegie qui. Quest'anno è andato male perché ho avuto le ciliegie troppo piccole. E dopo il prossimo anno dobbiamo poter dare una bella potatura. Vedete? Vedete com'è bella. Vabbè ragazzi, il tempo vola. Mettiamo subito la GoPro in testa. Iniziamo. Caldo. Dai, sbrighiamo che di finire di domani raccoglierò. Oggi siamo lunedì e dobbiamo finire il più possibile. Dobbiamo iniziare a diderare le mele. Quindi viene anche mia zia, andiamo una mano a raccogliere ciliegie. Adesso i miei genitori sono a raccogliere i fagiolini. Dopo che non ce la facciamo finire, questo è ma ero lì 4 piante, quelle che c'erano rimaste piante in più ho dovuto. Adesso sono le 11. Ragazzi, da solo non ce la fai. Cioè, l'altra volta ce l'ho fatto anche da solo, ma stavo lì 3 giorni, 4 giorni a finire a raccogliere le ciliegie. Ce la facevo anche da solo, perché i miei genitori devono raccogliere i fagiolini. Poi mio padre deve raccogliere picadilli, pomodori, cetrioli. Poi mia mamma deve andare in negozio. Cioè,
Io tanto chiamo i miei parenti, tanto sono tutti impressionati, allora e via. Tanto devo andare da mio zio a raccogliere i kiwi, dopo viene mia zia a venire da a raccogliere, poi viene il cugino di mia mamma del suo marito, cioè della cugina di mia mamma del suo marito, che lui è andato in pensione e ha chiesto che ha piacere venire a raccogliere. Dai, tutta la famiglia di mia mamma. Infatti vengono tutta la mia famiglia e mia mamma a venire a raccogliere il ciliegie, cioè raccogliere le mele e le fragole. Il resto ci pensiamo noi. Dopo, adesso mia zia è andata in pensione da pochi mesi fa, quindi vedete, sono andate ciliegie piccole. È colpa mio ba, gli ho detto taglia di sporoni, taglia di sporoni. Infatti sono andate ciliegie, adesso lo butto via, è lo stesso. Ce l'ho troppe, vedete, vedete quanto mi ha lasciato mio ba. Gli ho detto taglia sporoni, che sennò diventano le ciliegie piccole. Infatti, ta-da, sono andate ciliegie piccole. Se no non prendo il colore, dopo stanno indietro, dopo va, devo dare una passata ancora. Qui ho dovuto passare tre volte, gli ho detto potta potta, taglia taglia, se no non prendo il colore e non diventano grosse. Mi dicevano così. Vedi, ci sono escrementi dei fiori. Io non so perché mio papà ha lasciato questo lungo della miseria. Lo so, che lo becco, lo taglio. Speriamo. Via. Tanto non succede niente. Vedete, non prende colore e diventano le ciliegie piccole, che non va bene. Mamma mia, sono legati. Dai, uffa, faccio fatica. Allora, dove sono qua?
queste via, non me ne ce l'ho troppe. Faccio fatica a vedere, non so, ma io sono andato la domenica, sarà stato ieri, che sono andato a vedere un'azienda a Ferrara e ho visto un'azienda che stavano raccogliendo delle ciliegie e c'erano, vabbè, c'erano due persone, ogni due persone, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 8 persone stanno nel carro a raccogliere ciliegie. Quindi facciamo conto che qui c'è una padella, c'è una persona lì e due persone là, 2, 4 persone là, ma raccoglievano velocemente. E un guidatore, Dio mio, a uno che ha un campo di pieno di ciliegie, è una cosa. Sono andato perché anche io non ho fatto un video, peccato, ma lui non voleva fare video perché non gli vuole, quindi ha ragione lui. Quindi ok, sono andato avanti un po'. Guardate che dovevo staccare queste. Queste. Guardate che cavolo delle foglie che non va bene. Dopo si seccano, si fradiscono. Ecco. Perfetto. Allora, mamma mia, guardate che bella. Così vedete bene, perché non so che lo vedete bene le mie ciliegie. Guardate che spettacolo. Oggi è nuvolato, speriamo che non vuole piovere. No, non ho detto che piove. Vabbè, meglio così. Adesso tira un po' di vento. Dai, sbrighiamo. Ecco. Va bene, perfetto. Andiamo a muovere un po', così intanto posso raggiungere anche la parte di là. Anche questa riempiamo. Adesso ragazzi, il tempo vola e speriamo di finire domani e via.
Bene ragazzi, purtroppo ragazzi c'è tanto lavoro da fare e poi volevo andare avanti il lavoro, quindi non sarà un video un po' lungo, ma per prima cosa volevo far vedere una terrazza che siamo arrivati e quindi avevo pensato far vedere. È una ciliegia che diventa molto succosa, non ho problema anche per staccare l'osso e faccio vedere subito. Allora, in pratica, vedete, questa è la ciliegia che abbiamo raccolto proprio mezz'ora fa. Vedete? Queste diventano le ciliegie belle grosse, infatti è quasi 30-36 mm di larghezza. Diciamo che questa ciliegia è molto molto bella. E poi c'è la ciliegia più attrattiva, che adesso i nomi non mi ricordo. Vedete? Vedete rispetto a questa. Queste sono diventate grosse, ma arrivano 35, 40, da 34, diciamo, di grandezza. Faccio vedere, vedete, questa è molto diversa. Dai, ecco, vedete, sembrano uguale, ma rispetto a questa parte da sinistra è più tonda rispetto a questa. Infatti questa è una ciliegia più duroni e questa più morbida. Infatti sono molto diversi. Faccio vedere la ciliegia che abbiamo. Ecco, vedete, questa è la ciliegia che diventa così. Adesso questa è radicia, vedete. Vedete rispetto il colore come diventa? Molto molto bella. Adesso ci sono qui, vedete quanto ce n'è, non sono mucchiate, non sono diventate piccole neanche. Molto molto bello, così vi ho fatto vedere. Bene ragazzi, adesso io vado a prendere il Kubota, carico tutte le padelle e poi via, mettiamo subito in frigo. Torno subito. Thank you.
Bene ragazzi, abbiamo trasportato, abbiamo messo subito in frigo perché dopo si maturano. Ragazzi, che avete piaciuto il mio video, iscrivetevi al canale, poi fatemi sapere come ha messo voi le ciliegie. Vabbè ragazzi, adesso si fa altri lavori, bordel. Mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando, ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao ragazzi!